Il cantiere del grattacielo della regione in costruzione nell'area dell'ex Fiat Avio a Lingotto sotto la lente della Corte dei Conti. Il procuratore Corrado Croci parla di un danno erariale da 8 milioni di euro. Le ore di cassa integrazione in Piemonte scendono quasi del 36%, ma secondo la UIL non vuol dire che l'economia sia in ripresa. A fine luglio, nuovo incontro al Ministero per chiedere lo sblocco dei fondi per gli ammortizzatori sociali, mentre i sindacati protestano a Roma. Cuneesi automobilisti modello è quanto emerge da un'indagine sugli introiti derivanti dalle multe raccolte nei capoluoghi di provincia italiani nel 2013. Cuneo è l'ultima in Piemonte, con una media di 27 euro che ogni patentato ha speso per le contravvenzioni. La classe quinta D del liceo scientifico Vercelli di Asti non esisterà il prossimo anno. Dopo i tagli sugli organici, la sezione dell'ultimo anno viene cancellata e i ragazzi smistati nelle altre classi. Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con gli spazi informativi di Monitor. In apertura del giornale lo avete sentito dai titoli, la pagina della cronaca, il cantiere del grattacielo della regione in costruzione nell'area dell'ex Fiat Avio qui a Torino al Lingotto è sotto la lente della Corte dei Conti. In un'intervista ad un quotidiano torinese il procuratore Corrado Croci parla di un danno erariale da 8 milioni di euro. Invitati a rispondere alle contestazioni della magistratura contabile, Mercedes Bresso e alcuni suoi ex assessori, oltre alla responsabile amministrativa Maria Grazia Ferreri. In tanti anni, ha detto il magistrato, non mi ero mai imbattuto in un caso del genere. Il grattacielo cresce, ha raggiunto il 36° piano sui 41 previsti, ma metro dopo metro e sin dallo scavo delle fondamenta si sono alzate le polemiche. Parliamo ovviamente del grattacielo della Regione Piemonte, un edificio concepito in un'altra epoca e che oggi sembra stridere con il tema della spending review. Ma al di là delle polemiche tra Fuxas e la Regione, tra la Regione di Bresso e quella di Cota, la vera bomba di oggi è arrivata da un'intervista pubblicata sulla Stampa. Corrado Croci, procuratore della Corte dei Conti regionale, indaga sul grattacielo e pare essersi già fatto un'idea precisa della situazione, tanto da paventare l'ipotesi di danno erariale e di grave e inescusabile negligenza nell'impiego del denaro pubblico. Al momento, fa sapere Croci, ha invitato l'allora presidente Bresso e i membri della giunta interessati, Oliva, Maniche e Pentenero, oltre all'ex dirigente delle risorse umane del patrimonio, Maria Grazia Ferreri, e i suoi collaboratori, a rispondere alle contestazioni. Croci nell'intervista afferma che c'è stato un mancato controllo da parte della politica e una gestione disinvolta del denaro pubblico da parte della struttura amministrativa e un danno erariale quantificabile in 7-8 milioni stando agli ultimi conteggi. Il procuratore della Corte dei Conti ancora non si esprime se vi sia stata inerzia, trascuratezza o dolo, ma afferma che è stata chiesta un'integrazione dell'indagine che a questo punto terminerà a fine anno, i cui atti saranno trasmessi alla procura. Insomma, anche se non completato, il grattacielo già fa cadere tegole in testa a chi lo ha fortemente voluto e da 41 piani la tegola può fare molto male. Abbiamo incontrato il direttore lavori del cantiere, l'ingegner Carlo Savasta, a fine maggio, quando abbiamo realizzato un approfondimento sullo stato di avanzamento del grattacielo. Savasta ci aveva allora fornito delle tempistiche di fine costruzione che ad oggi rimangono invariate, perché l'indagine della Corte dei Conti non comporta alcun rallentamento in via Passovuole. Beh, se dovessi dare una data ufficiale, noi finiamo nel dicembre 2014, cioè tra qualche mese. Devo dire che stiamo parlando di un'opera complessa, per cui nel momento in cui i lavori sono finiti, nel senso che il cantiere non produce più con il ritmo con cui si è al quale siamo in questo momento abituati, io faccio uno stato d'avanzamento di 9 milioni di euro circa ogni 20 giorni. Quindi questo dà la misura della produzione che si sviluppa nel cantiere. A un certo punto questo non succederà più e alla fine di questo mese, di dicembre, dovremmo aver finito realmente i lavori.
E dunque la Corte dei Conti sta vagliando le posizioni di alcuni assessori della passata giunta guidata da Mercedes Bresso e l'operato dell'allora direttore amministrativo delle risorse umane e del patrimonio. Una parte della pratica sarebbe già in mano all'avvocatura regionale. Nel 2010 anche la giunta di Roberto Cota discusse delle cantiere del grattacielo, ma dice oggi l'ex assessore Giovanna Quaglia, fermare i lavori sarebbe stato troppo oneroso per le casse regionali. Prima ad essere chiamata in causa dalle contestazioni del procuratore della Corte dei Conti Corrado Croci e prima a spiegare alcune decisioni, Mercedes Bresso, oggi europarlamentare nel 2006 presidente della regione, mette subito un punto fermo sul perché il grattacielo traslocò dalla Spina al Lingotto. Decidemmo di trasferire il progetto all'area ex Fiat Avio senza bandire una nuova gara dopo aver chiesto il parere dei nostri funzionari. Progetto e progettista, spiega Bresso, erano gli stessi, nonostante la necessità di alcuni adeguamenti. Una decisione che, secondo l'ex presidente, fece comunque risparmiare tempo e denaro per un'opera che abbatterà i costi e razionalizzerà gli uffici. La Corte dei Conti muove contestazioni anche ad alcuni assessori dell'allora giunta Bresso, come Gianni Oliva, Giuliana Manica e Gianna Pentenero. Ma proprio l'intera giunta, ricordano oggi gli interessati, è stata chiamata nel mese di aprile a depositare una dichiarazione in merito alla delibera sul grattacielo ed ora la pratica è in mano all'avvocatura regionale. A dover chiarire la propria posizione sarà anche Maria Grazia Ferreri, dirigente fino alla scorsa legislatura del settore patrimonio della Regione Piemonte. La Corte dei Conti ad oggi non contesta nulla all'operato della passata giunta Cota, subentrata quando l'affidamento della gara e la localizzazione del cantiere erano già stati decisi. Toccò comunque all'amministrazione Cota nel 2010 decidere se continuare l'opera o sospendere i lavori. Sentito il parere della direzione del controllo di gestione, spiega Giovanna Quaglia, assessore al patrimonio con Roberto Cota, decidemmo di proseguire. Diverso, noi avessimo bloccato la del palazzo e lì avevamo il controllo di gestione, sempre per quanto riguarda la regione, aveva già fatto un approfondimento per quanto riguardava i posti che la regione, il piano patrimoniale, che avrebbe dovuto pagare rispetto alle cause che sia la ditta passatista che il raggruppamento di banche che avevano già raccolto il denaro per pagare la costruzione del palazzo avrebbero mosso all'estero. Quindi, da quel punto di vista, c'è stato uno studio che è stato presentato in commissione, è stato presentato in consiglio regionale e poi da il consiglio deciderà di continuare con l'opera e tutto. Restiamo ancora alla vicenda del grattacielo, perché proprio sul grattacielo pende la lite giudiziaria che contrappone la Regione Piemonte all'architetto Massimiliano Fuxas, materia del contendere la supervisione artistica con conseguente compenso dei lavori di costruzione. Si tratterebbe di una parcella da 22 milioni di euro, a cui devono aggiungersi quasi 2 milioni proprio per la supervisione. Il grattacielo della Regione non è comunque la prima opera che l'architetto ha messo in cantiere a Torino. Massimiliano Fuxas è nato a Roma il 9 gennaio 1944 da un medico lituano di origine ebraica e da una italiana di origini francesi ed austriache. Durante la sua adolescenza conosce Giorgio De Chirico e lavora presso il suo studio di Piazza di Spagna ed è proprio grazie a De Chirico che scopre l'amore per l'arte e decide di iscriversi alla facoltà di architettura alla Sapienza. Apre il suo primo studio nel 1967, non ancora laureato, e raggiunge la fama internazionale con la pubblicazione in Francia del suo lavoro per la palestra comunale di Paliano. Nel 1989 apre uno studio a Parigi, nel 1993 a Vienna, nel 2002 a Francoforte. Negli anni 90 diventa consigliere dell'Istituto Francese di Architettura, membro della Commissione Urbanistica per la ricostruzione della Nuova Berlino, insegna alla Columbia University a New York. Incentra la sua pratica professionale nella realizzazione di opere pubbliche. Nel 2000 ha diretto la 7ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia. Nel 2012 lo studio Massimiliano e Doriana Fuxas Design risulta il terzo studio in Italia prefatturato, dopo Antonio Citterio e Renzo Piano, con 8 milioni e 400 mila euro di fatturato.
Tra le sue opere più famose, la nuova Fiera di Milano Rho nel 2005, l'Armani Store sulla Fifth Avenue a New York nel 2009, l'aeroporto di Shenzhen in Cina nel 2013 e ovviamente il grattacielo della Regione Piemonte a Torino nel 2014. Senza dimenticare che Torino può già vantare di avere nel suo patrimonio urbanistico un'altra opera dell'architetto romano, il Pala Fuxas in Piazza della Repubblica, costruito tra il 1998 e il 2005 e che ora ospita un centro commerciale sull'orlo della chiusura. Ancora con la cronaca, è accusato di aver accumulato in oltre 50 anni di carriera una ricchezza sproporzionata ai redditi dichiarati. L'imprenditore torinese, attivo nel settore dell'edilizia, a cui sono state sequestrate azioni per 110 milioni di euro. L'inchiesta, avviata nel 2013, ha portato la Guardia di Finanza a scoprire un complesso sistema di operazioni finanziarie e societarie finalizzate ad una sistematica evasione fiscale. Per questo motivo il Tribunale di Torino ha disposto il maxi sequestro da 110 milioni di euro, ritenendo che le modalità di accumulazione del patrimonio fossero sintomatiche della pericolosità del soggetto, ora ritirato in pensione. Le ore di cassa integrazione in Piemonte scendono quasi del 36%, ma secondo la UIL questo non vuol dire che l'economia sia in ripresa. A fine luglio un nuovo incontro al Ministero per chiedere lo sblocco dei fondi per gli ammortizzatori sociali, mentre i sindacati protestano a Roma. Ad Alessandria, Intesa San Paolo anticipa i soldi per la cassa straordinaria. La notizia è stata comunicata dalla UIL nel suo sesto rapporto annuale sulla cassa integrazione nella nostra regione. A giugno le ore autorizzate sono scese del 35,9%. Questo dato però non indica affatto la ripresa dell'economia regionale. Incrociato con i numeri della disoccupazione, infatti, vuol dire che le aziende non fanno più la cassa non perché hanno ricominciato a lavorare, ma perché hanno smesso di combattere. Solo nel primo trimestre del 2014 la disoccupazione media è del 12,2%, mentre nel 2013 si era fermata al 10,6%. Questo è l'allarme lanciato dal presidente della UIL Giovanni Cortese, mentre i sindacati unitari in queste ore stanno manifestando sotto a Palazzo Chigi per chiedere lo sblocco dei fondi destinati agli ammortizzatori sociali. Noi siamo davanti a Palazzo Chigi, peraltro con l'appoggio pieno anche delle regioni italiane, e abbiamo scritto anche a molti parlamentari, in particolare ho scritto personalmente a tutti i parlamentari, i senatori, i deputati eletti in Piemonte, perché si facciano promotori di pressioni nei confronti del governo affinché provveda a giorni a finanziare con un'altra tranche il pagamento della cassa in deroga per il 2014 e modifichi anche la normativa che ha predisposto, mantenendo in capo alle regioni una serie di competenze e rimuovendo il limite assurdo di fruizione di 8 mesi che butterebbe nella disperazione moltissime persone. Torino resta la provincia con più ore autorizzate d'Italia, il Piemonte secondo solo alla Lombardia. Per la cassa integrazione in deroga la regione ha ricevuto 9.000 domande, ma ne ha potuta autorizzare meno della metà. Questi circa 4.000 lavoratori sono senza contributo INPS dal mese di marzo, perché il Ministero dello Sviluppo Economico non ha ancora firmato il decreto che sblocca i pagamenti degli arretrati e fino al 4 settembre. Dall'assessorato al lavoro della Regione Piemonte fanno sapere che i fondi dovrebbero essere sbloccati entro la fine di luglio e che quindi intorno al 15 agosto i lavoratori in cassa in deroga dovrebbero ricevere una boccata di ossigeno. Sempre a fine luglio le regioni avranno un altro incontro al Ministero per chiedere i fondi per estendere la cassa in deroga fino a dicembre 2014. Diminuiscono sul territorio le ore richieste di cassa integrazione del 78%, fonte INPS, ma il dato potrebbe non essere positivo. In un momento tanto complesso, la diminuzione delle ore potrebbe avere come chiave di lettura la chiusura di attività, i licenziamenti o la mancanza di ulteriori ammortizzatori sociali di copertura. Per cui le statistiche parlerebbero una lingua diversa dal reale andamento delle aziende, sostengono alcuni. L'anno scorso l'indice di disoccupazione per Alessandria era dell'11,7%, superiore alla media piemontese. Nel frattempo in provincia, ad Alessandria, è stato firmato il protocollo d'intesa con il gruppo Intesa San Paolo di anticipo sulla cassa integrazione straordinaria, un aiuto per tamponare i ritardi dei versamenti degli istituti preposti. All'accordo prevede la possibilità per i clienti e anche per i non clienti della
nostro gruppo di poter anticipare appunto l'importo della cassa integrazione per 7 mensilità fino ad un importo di 6.500 euro. È un segno semplice, se vogliamo anche piccolo, però importante per chi si trova appunto in questa situazione, considerati i tempi tecnici che oggi ci sono appunto per poter avere la disponibilità dei fondi. Credo che la possibilità appunto messa a disposizione dalla banca di averli subito sia molto importante. Ancora con una breve di cronaca, la notte scorsa a Moncalieri, al centro commerciale 45esimo Nord, all'interno di una sala scommesse, i carabinieri hanno arrestato un 34enne di Torino, ingegnere elettronico, per furto aggravato. L'uomo ha inventato e costruito un dispositivo elettronico in grado di manomettere le macchinette cambia monete e quindi rubare i soldi. È stato sorpreso dopo che si era già intascato 70 euro. Le indagini dei carabinieri dovranno stabilire se sia l'autore di altri furti sempre nella stessa sala scommesse. I furti sono decine, per oltre 2.000 euro di danno. Cunesi, automobilisti, modello è quanto emerge da un'indagine sugli introiti derivati dalle multe raccolte nei capoluoghi italiani nel corso del 2013. Cuneo è l'ultima città in Piemonte con una media di 27 euro che ogni patentato ha speso per le contravvenzioni. Federico Borgna, sindaco e assessore alla Polizia Municipale del capoluogo della Granda, però non si accontenta, possiamo fare di meglio, dice. Come ho preso questa notizia, l'ho presa bene da un lato, perché vuol dire che i cuneesi sono attenti nel rispettare il codice della strada. E non l'ho presa bene dall'altra parte, perché 27 euro a testa all'anno mi sembra comunque molto, molto. Il mio obiettivo sarebbe che in città non si facessero più multe, ma perché tutti rispettano il codice della strada. Non si accontenta Federico Borgna, sindaco e assessore alla Polizia Municipale del Comune di Cuneo. Il record tra i capoluoghi piemontesi per il minor incasso derivato dalle multe lo inorgoglisce, ma non gli basta. Vorrebbe cittadini ancora più rispettosi del codice della strada, ma l'indagine pubblicata dal Sole 24 Ore sugli introiti delle contravvenzioni elevate nel 2013 dice che i cunesi lo sono già parecchio, soprattutto se paragonati con le altre realtà piemontesi. A Cuneo l'importo medio pagato da ciascun patentato per le multe nel 2013 è stato di 27,8 euro, il minore in regione. Decisamente meno disciplinati i torinesi, i più multati in Piemonte con 101,2 euro a testa, per non parlare dei milanesi e dei fiorentini, rispettivamente primi e secondi, con oltre 145 e 170 euro per ogni patentato, in questa singolare graduatoria a livello nazionale, nella quale Cuneo, su 108 comuni capoluogo di provincia, risulta al 77esimo posto. Restando al Piemonte, tra gli automobilisti più multati troviamo quelli di Vercelli con 63 euro di media e quelli di Asti 46,8 euro, mentre tra i più rispettosi del codice della strada, nelle ultime posizioni insieme a Cuneo, ecco Alessandria 30,5 euro e Novara 35,5 euro. Ovunque si è comunque registrata una diminuzione degli introiti rispetto al 2012, determinata anche dallo sconto del 30% che viene applicato a chi paga subito la contravvenzione. Sugli incassi quello un po' incide, tant'è che il numero delle sanzioni 2012 su 2013 è leggermente aumentato. Sono diminuiti leggermente gli incassi per via di questo 30%, ma davvero l'obiettivo è non fare più sanzioni perché non ci sono più infrazioni al codice della strada. Un arresto per aggressione e violenza sessuale in manette, un italiano di 36 anni, l'uomo residente a Saluzzo e disoccupato, ha abusato di una donna dopo averla pedinata nel centro storico cittadino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si sarebbe denudato di fronte alla donna e l'avrebbe palpata nelle parti intime. La fuga della donna ha però impedito all'uomo di proseguire. Ora i carabinieri stanno continuando le indagini per capire se il 36enne sia responsabile anche di altri episodi simili. Nelle settimane passate, infatti, molte sono state le telefonate che lamentavano situazioni sospette di pericolo da parte di altre donne. Andiamo ad Asti adesso. La classe quinta D del liceo scientifico Vercelli non esisterà più il prossimo anno. A seguito del taglio sugli organici, la sezione proprio dell'ultimo anno viene cancellata e i ragazzi verranno smistati in altre classi, ma proprio gli studenti non ci stanno.
Brutte notizie per i ragazzi della quinta D del liceo scientifico Vercelli di Asti, che a settembre rischiano di non trovare più in classe i propri compagni di scuola. La loro classe sarà infatti scorporata e gli studenti, 20 in tutto, verranno distribuiti tra le varie sezioni. Una decisione dettata dalla necessità, hanno spiegato sia il preside, il professor Angelo Baruscotto, che dal provveditorato agli studi di Asti, retto dal dottor Alessandro Militerno. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti previsto per l'anno scolastico 2014-2015 un numero totale di organico di ruolo che non copre le attuali esigenze della provincia di Asti, con il risultato che per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio alcune classi verranno cancellate e i ragazzi saranno inseriti in altre sezioni. Tra questi tocca proprio ai ragazzi della quinta D del Vercelli, che però non ci stanno. Dopo aver scritto una lunga lettera inviata ai giornali per spiegare le proprie ragioni, i ragazzi hanno anche incontrato con i propri genitori il provveditore. Questi giovani si dicono delusi per essere considerati solo dei numeri e aggiungono che con tale provvedimento non sono state prese in considerazione le implicazioni di una decisione giusta soltanto numericamente parlando. Nella nota gli studenti specificano: il buon senso ha sempre impedito di smembrare una classe quinta, in quanto interrompere la continuità didattica per l'ultimo anno comporta un disorientamento notevole degli alunni coinvolti, i quali si ritrovano all'interno di una nuova classe con compagni che non conoscono e professori con i quali non si è mai avuto a che fare. Per il momento però le ragioni dei ragazzi non hanno trovato risposte. Dal provveditorato dicono di avere le mani legate. L'unica speranza potrebbe essere l'assegnazione dell'organico di fatto, che avverrà con l'inizio di settembre e con il quale lo Stato assegna qualche posto in più ai docenti. Con qualche numero le classi più fortunate potrebbero salvarsi e tra queste forse anche quella del Vercelli. La quinta D incrocia le dita e spera nel miracolo. Intanto si vivono questi giorni di vacanza dal sapore amaro. Per l'addio definitivo agli amati compagni di classe, questi ragazzi speravano di dover aspettare ancora un anno con l'esame di maturità e alla fine del liceo. I tagli all'organico e al mondo della scuola potrebbero ora accelerare i tempi. E allora questo è il nostro ultimo servizio, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione, l'informazione di Monitor su GRP torna nei consueti appuntamenti orari. A presto!